Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati alla vostra Andrea Incronton su Ever Oasis. Oggi dobbiamo andare a fare assolutamente la missione al villaggio dell'Icona, ma prima devo andare a parlare con Evia, perché Evia gestisce il negozio di bibite ed è lei che ci dovrà aiutare per questa missione. Dopo aver raccolto nello scorso episodio tutti gli ingredienti che servivano appunto per fare la bibita speciale, ecco qui, appena ci presentiamo davanti al suo negozio proviamo a entrare, ma ehi! Andrea, hai raccolto tutti gli ingredienti? Sì, certo che l'ho raccolti, eccoli qua. Sapevo che ce l'avresti fatta, Andrea. Ora tocca a me, non ti deluderò, vedrai. Mi metto a preparare la mia bibita. Passa pure domani durante l'orario di apertura. Davvero? Ok. Allora, dato che ho la magia dell'editing dalla mia parte, potrò farvi vedere la bibita pronta in questo episodio. Ovviamente fra pochi minuti, fra pochi secondi. Perché prima, intanto che lei prepara la bibita, devo aspettare che siano almeno le 6 del giorno dopo. Quindi cosa facciamo? Ho scoperto una cosa molto interessante. Se uso l'idroportale posso andare a Ruzzo l'erba. E quindi possiamo andarci. Ok. Non credo ci siano nemici dell'altra volta, ad ogni modo. Ok. C'era qualcosa di interessante qui dentro? Se, no, non mi sembra ci fosse qualcosa di interessante. Ok, quindi possiamo andare tranquillamente. Quello che devo fare in realtà è prendere, tanto che faccio passare il giorno, una pelliccia di tigroniglio. Quindi vado a prendere la pelliccia e poi ci rivediamo con la bibita il giorno dopo. Vai, tigroniglio, fatti sotto! E niente pelliccia da questo tigroniglio. Va bene, andiamo avanti. Purtroppo non sono riuscito a trovare per il tigroniglio nonostante ne abbia sconfitti davvero tanti. Quindi ora andiamo a parlare con Evia, dato che è un nuovo giorno, sperando però che arrivi anche il libraio che ho incontrato nello scorso video. Potrebbe essere lui? Sì, mi sembra sia lui. Ah, Isaac, è lui, perfetto. Sento che in quest'oasi succederà qualcosa di divertente. Che potrebbe esserci utile lui per la prossima missione? Lo scopriremo andando a parlare con lui, ma prima devo passare da Evia. Eccoci qua a parlare con Evia, vediamo un po'. Allora, c'è la roba, è pronta? La bibita è pronta. È prona? Ma perché? Cioè, perché fare questa battuta? Forse in giapponese o in inglese aveva un senso diverso, ma in italiano no. Senza falsa modestia, devo dire che è venuta proprio bene. Bene, Andrea, alla consegna pensaci tu. Mi auguro che l'Icona la trovino di loro gradimento. La troveranno senz'altro di loro gradimento. Evviva, andiamo subito a consegnare la bibita all'Icona. Salama ha detto che il villaggio è in fondo al passo di Ruzzolerba. Una volta che avremo consegnato la bibita, proviamo a chiedere all'Icona informazioni sul quarzo di luce, che probabilmente custodiscono loro. Facciamo una cosa, aiuto subito lui. Sembra quasi che debba affrontare un punto specifico di Tigronili nella mappa. Ah, sì, quei 3 specifici devo affrontare. Ah, hai capito. Quindi la missione si attivava solo se parlavo con lui. Sì, vabbè, però uno, no? Cioè, ragazzi, non è facile da capire sta cosa. Infatti, l'ho voluto accettare proprio per sto motivo. Dico, vuoi vedere che si attiva solo se parlo con lui? E infatti, tanto è stato. Ah, non fa niente se sono crepato. Non c'è problema, non c'è problema. Va bene uguale. Va bene uguale, non fa nulla. Ha lasciato cadere qualcosa. È una palla di pelo tenero e soffice. Forse è quello di cui parlava Michelet? Probabilmente sì. E infatti è quella. Allora, con le acqua gemme lo rianimiamo. No, senza acqua gemme, con l'acqua. Diciamo con l'acqua dell'oasi. Sinceramente non mi interessava di andare KO in questa lotta. Però curiamoci. Pozione piccola, almeno ricarico tutto. Sì. E niente, allora andiamo a parlare con l'Icona. Ehi! Aligua! Cos'è? Sembra un cartone animato! Ma cos'è? Scorreggia per attaccare? Oddio, scansati! Vabbè. Ancora? Ha rotto il pane. Cioè, volevo dire
Ka, però è uscito Pa, quindi... Vabbè, se devo curarmi vado a villaggio. Torno all'oasi. Perché la chiamo villaggio? Quando è chiaramente un'oasi. Vabbè, sono... Se no non sarei io, dai. Ah, ma sto con Roto? Allora facciamo così, Roto. Ah, no, devo chiamare pure quell'altro. Devo chiamare, però. Vabbè, niente. Vado subito a parlare con Michelet, almeno diventa abitante. Dovevo parlare anche con Libraio, che non ci ho parlato. Vieni qui tu. Ma no, Pinguot, come si chiama? Pingulfo. Oh, che bel ciuffo soffice. Sì, tu basta che diventi amico mio. Hai ricevuto tunica stellata che... Oh, a quanto pare le tuniche non servono a nulla. Così sarò splendido anche domani. Va bene. Il pelo di tigroniglio è soffice come quello degli alpaca, che tiene anche più caldo. Cioè, capito, come ringraziamento lui diventa abitante dell'oasi. Ma mi va bene così, perché siamo a 23 abitanti. Dunque, un altro abitante dovrà salire di livello, quindi devo parlare con il libraio. Ehi, cosa c'è che non va? Ho visto una bolbina che si lamentava perché aveva tanta voglia di mangiare un panino. Se costruissi un panificio forse verrebbe a stabilirsi nella tua oasi. Oh oh oh, buon Natale. Ah, in cerca di pane. No, non conosco nessun bulbino che ha un'oasi, che ha una bottega di pane. Se trovando, andando in giro lo trovo, lo faccio venire all'oasi. Cioè ci verrà sicuramente all'oasi. Ora il libraio dov'è? Ah, ma c'è anche quello di Serca, il mercante viaggiante di Serca. Che era quell'altro, poi non questo. Ah, eccolo! E allora, dove eri? Ah, sei tu. È molto accorto da parte da venire appositamente a salutarmi. Mi chiamo Isaac, ricordi? Gestisco una libreria e mi diletto io stesso a scrivere dei libri. Grazie per l'altra volta. Per merito tu le mie conoscenze si sono ulteriormente ampliate. Ah, così subito? Va bene. Sì, sì, venderai la tua saggezza e cultura. Va benissimo, va benissimo. Oh, dunque, se ingrandisco l'oasi, o si allarga la strada principale o si allarga la nuova area. Ma la nuova area si è allargata l'altra volta. E l'oasi più grande adesso non c'è. Allora, pare che ci sia un leone amante delle cose rare. Se organizzassi una fiera dei gingilli potrebbe recarsi qui in visita. Ah, però la fiera dei gingilli devo andare al villaggio Leicona sicuramente per prendere il biglietto per riempire gli stampini. Sicuramente a villaggio Leicona si trova. Quindi ora ci vado praticamente. Non mi interessa se è quasi notte, ci vado lo stesso. Ehi, siamo qui. Com'è che si chiamava? Salam. Ehi, ti stavo aspettando, hai portato la bibita? Ah, mamma mia. Evviva, che bello, grazie. È meglio che ti mostri personalmente la via che conduce al nostro villaggio. È disseminata di pericoli. Il sentiero è in pessime condizioni, al punto da essere quasi impraticabile. Per cui vieni con me. Per superare quei massi laggiù però abbiamo bisogno di aiuto. Puoi portare qualcuno che sappia come usare il muro di foglie? Certo. Eccoci qua. Vuoi far entrare Salam nel gruppo? Sì. Il gruppo è completo, vuoi escludere qualche membro? E allora escludo Roto. Ok. Ah, è pieno di ragnatele vischiose. Cerca di aspettarselo, visto che nessuno mette piede qui da un bel po'. Queste ragnatele vischiose sono molto robuste. Togliere di mezzo non è tanto semplice. Ma con le mie spade affetterò. Oh, grande. Figo. Immagino di dover usare Salam, giusto? Eh sì, Salam. Ah, eccolo qua, ok. Bene, andiamo. Andiamo. Aspetta, fammi prendere bene il tempo, che sennò ci facciamo tutti del gran male. Vai. Un anello. Bene, e andiamo. Sì, allora.
Ah, eccolo come funziona. No, ah. Sì, l'hai capito anche tu, vero? Sì. Sì, è vero, serve qualche piccolo trucchetto per proseguire. Vedi quel cactus a palloncino? Se li colpi si gonfiano. E se sali su un cactus gonfio puoi saltare molto in alto. Cerchiamo il punto più adatto per colpire uno di quei cactus. Se colpisci uno dei cactus, palloncino, il cactus si gonfia. Se ci sali sopra puoi seguire salti più lunghi. Ok. Ma questo è un cactus stella però. Che materiale dà? Corteccia fresca. Ah. Dunque, dei cactus dove sono? Ah, devo risalire qua sopra? Ehi, ti pareva? Cosa sono? Due spinadille, allora? Ah, agospino, vabbè dai, so più o meno. Apposta, è fatta, e quanto è facile. Possiamo proseguire ora senza troppi problemi, grazie. Allora, devo farli scoppiare, ok, ma... non... E ecco Andrea, da qui puoi vedere quel cactus proprio dritto di fronte a te. Ma con le mie spade non riesco a colpirlo, non è qualcosa che arrivi fin lì? No! Cosa ho premuto per sbaglio? Mannaggia. No, non deve scoppiare quello. Oh sì, deve scoppiare forse. Forse deve... No, non doveva scoppiare, doveva solo gonfiarsi un altro pochetto. Ok, mo possiamo andare. Allora, aspetta un po', c'ha un pattern diverso quello, questo qui della barra della vita, fighissimo. Per sbaglio ho potenziato tutti quanti gli alleati, me compreso ovviamente, ma per sbaglio. Ci picchia. Purtroppo ho premuto... pensavo di aver premuto L e voglio dire X per puntare, per fare attacco, ma in realtà ho premuto R e quindi... Quindi niente, sprecato un'abilità. Si ricarica col tempo però, insomma, un po' una chiavica aspettare. E qui si scende velocemente. Niente, allora andiamo. Carino. Ah, bello. Per quel poco che ho visto è bello. Villaggio Laicona. Voglio, leggo la icona perché in genere la Y si legge Y in inglese, quindi family è con la Y finale. Mi sembra che quando la Y sta in mezzo si legge I. Non ne sono proprio sicuro, però comunque sia, mi sta più comodo leggerla l'I, la icona. Ce l'abbiamo fatta, questo è il nostro villaggio, l'anziano è laggiù, credo. Perché non vai a salutarlo e offrirgli la bibita? Devo andare, ho delle faccende da sbrigare, ci vediamo dopo. Va bene, caro. Ci vediamo dopo, allora. Ah, punto salvataggio proprio per il villaggio. Bene. Intendevo villaggio Laicona, non villaggio Araosi, eh. Perché sto imparando piano piano a ricordarmi che si chiama Oasi. Dunque, mi teletrasporto per vedere se salgo di livello. Sono all'11, ho affrontato quei due spinadil, quei due agospino, quindi dovrei essere al 12 ora. Ero al 60%. No, sto al 74. Dunque, lui se n'è andato dal gruppo, quindi praticamente formazione... Seleziona e rimettiamo, non so, ma io rimetterei Levi. Probabilmente non mi servirà perché devo andare con Salama, però se non è, intanto almeno c'ho un altro membro per il team. Allora devo andare a parlare con l'anziano del villaggio, va bene. Posso entrare? No, ok. Magari io volevo entrare nelle tende anche deserca. Magari non c'entra nulla. Magari neanche si può. Però intanto io ci provo. Ok, vediamo un po' cosa vende questo. Semi di cece. Cece si dice? O cece? Io dico cecio. Non lo so. Non lo so.
Beh, una sempreverde la compro, una spada, interessante. È più debole di quella che ho, però potrebbe servirmi per fare un'altra spada. E abbiamo seme di pisello che lo ne compro due. E compro anche un seme di cece e anche un seme di fava, perché almeno li pianto all'oasi. Dopo magari questo verrà nella mia oasi, però. Ok, se viene nella mia oasi è meglio. Anziano Lycona. Ma sembrava sempre lui. Sembrava Salam, eh? E tu chi sei? Non capita tutti i giorni di incontrare un germoglio di grande albero nei dintorni. Che sorpresa, una bibita per noi, ti ringrazio molto. Spero che accetterai questo dono. È per disdebitarci, non mi riveniva la S. Carta di. Ah, eccola! Il popolo di Lycona adora i gingilli. Se organizzasse una fiera di gingilli, di certo molti di noi verrebbero a fare acquisti. Sì, però devo. Ho dei piccoli accorgimenti però prima di fare la. Sia la golosagra sia la festa dei gingilli nell'oasi. Quindi, insomma, la farò fra qualche episodio. Sono contenta che gli sia piaciuta la bibita di Evia. A proposito, Andrea, chiedi anche del quarzo di luce. Il quarzo di luce? Sono certo che quel tipo di pietra si trovi sotto. Si trovi nella foresta perduta. Bisognerà raggiungere la porta del Castigo nel mezzo della selva Kalahari. Una volta lì ti servirà una pietra del sigillo per entrare. Purtroppo l'ultima pietra del sigillo l'ho ceduta a un mercante in cambio della sua merce. Ah, ho dovuto farlo per sostenere questo villaggio e mi dispiace non poter essere d'aiuto. Potrei fare a baratto? Chiediamo al mercante quello che sa sulla pietra del sigillo. Bene. Mercante. E là, Caposi, che succede? La pietra del sigillo, se non sbaglio, un collega ha barattato la sua merce per l'ultima che avevano qui. Quindi non sei tu? Dunque, io avrei due mercanti nella mia oasi. Provo a parlare con tutti e due, vediamo che mi dicono. L'ha barattata con un collega. Sarà uno di questi due che sta qua. Che stanno qua, spero. Sarai tu? Beh, salve, cosa ti serve? La pietra del sigillo. Oh, un collega del villaggio Lycona mi ha detto di avere qualcosa del genere. Credo che ora si trovi nel villaggio Cerca. Perché non vai a parlargli? Ma aspetta! Il mercante del villaggio dei Serca è qui. Sì. No, proprio dei Serca devo andare. Ok, allora. Ti vedo, venditore ambulante. Ehi, Caposi, che succede? Tutti con la stessa voce, tutti la stessa risata. La pietra del sigillo? Sì, l'altro giorno ho fatto affari con un anziano Lycona. Dicono che la pietra del sigillo apre le porte a uno splendido e rigoglioso paradiso. Ti interessa? In effetti è un oggetto molto prezioso. Ma non temere, se mi porti qualcosa di altrettanto prezioso come il grano lustro, accetterò di fare un baratto. Un collega che si trova a Villaggio Lycona mi ha detto che è riuscito a trovare dei semi di grano lustro. Se riuscissi a piantarli, a portarmi qualche piantina, sarei proprio felice. Qualche piantina vuoi? Vuole le piantine lui, sa il fatto suo il nonnino. Allora. Facciamo a capirci. Se ora io prendo del grano lustro e lo pianto nella mia oasi, questo tizio qui dopo mi darà la pietra. Uno scoietto strano mi ha attaccato e si è portato via tutto quello che avevo raccolto. Posso sclerare? Sapevo che non sarebbe stato facile. L'unico modo per arrivarci è farmi amico Salam. Ah, ecco. Certo. Dovevo tornare all'oasi per farlo arrivare qua. Mannaggia a te, Salam. Salamelecchi. I salamelecchi che combini. Ok, parliamo con lui. La spedizione ha fatto il tonno. Ok. Ehi! Ehi Andrea, quanto tempo? Qualche minuto. Beh, non poi così tanto. Ah, ecco. Mentre parlavo di bibite con il capo anziano, senza pensarci, le ho detto che ho tentato di rubacchiare dell'acqua. Il capo anziano mi ha sgridato e me l'ha detto di cotte e di crude. E poi mi ha mandato qui da te per rendermi utile e farmi perdonare. Proprio a fagiolo! Capiti a fagiolo, e quindi eccomi qui.
Allora, a parte il fatto che Losi può salire di livello, la formazione, cambio, no, Levi, cambio Isaac che non mi serve, perché ho visto che c'è un muro da sfasciare, una roccia, e metto Salam. Filo vischioso, filo energetico, alter più fortuna. Alterazione? La spedizione è tornata. Magnifico. Piccolo petalo. Aspetta. Piccolo petalo. Piccolo petalo mi serviva per fare frutto dolce. Grazie spedizione. Grazie. Non ho bacca di rosa. Ah, la vado a prendere subito allora. Meno male che ho mandato la spedizione. Non mi ricordavo più che potevano prendere anche piccolo petalo. Infatti per la golosagra proprio mi preoccupava il fatto che non avevo dei frutti dolci. Ma ora che ce li ho posso farla, però la farò nel prossimo video. Come farò salire l'Osi nel prossimo video. Quindi ora devo andare, intanto cerco di terminare quella cavolo di missione del villaggio Lycona. Però aspetta, no, idroportale, perché mi porta alla selva Kalahari, dove praticamente mi ero idroportalato l'ultima volta, chiamiamola così. Non è proprio una frase, però la cogno io, ok? Ma andiamo... Vicini maledetti, quanto odio i vicini! Praticamente, hanno ristrutturato casa, no? Vi spiego un po' come sta la cosa, perché sinceramente sto impazzendo quest'estate. È un po' che hanno ristrutturato casa. I lavori dovevano essere fatti. Va bene, facciamo sti cacchio di lavori. Finiscono i lavori. Dopo il rumore dei muratori, vengono i vicini a fare altro rumore. E sinceramente è da quest'estate che non fanno altro che fare casino. Da maggio, per la precisione. E se devo sopportarli fino a settembre... Sinceramente io mi incazzo molto. Va bene? Io non sopporto il rumore. Se poi quando sto registrando... Oh, un piccolo spinadillo di livello 11. Quanta vita c'ha? Allora, sinceramente vorrei andare avanti con la missione e fregarmi di tutti quanti i nemici per un attimo. Ok. Quindi insomma io non sopporto il rumore, tantomeno se devo registrare. Quindi cari vicini, primo c'è un ragazzino che rompe i coglioni quando va con la quando torna con la bicicletta, che quella quando frena, la bicicletta di questo tizio, fa rumore perché c'ha i freni consumati. E sinceramente mi dà molto fastidio dover sentire i freni che fischiano mentre sto registrando. Già mi danno fastidio normale, figurati mentre registro. Faccio sapere un po' di cavoli miei, perché almeno mi sfogo un pochino, perché ne parlo con mia madre. È inutile parlarne con mia madre, anche lei è nella stessa situazione. Però insomma, dove io l'appartamento, come ho detto una volta, ce l'ho sopra, la camera più che altro, non l'appartamento, mentre mia madre sta sotto, quindi insomma soffre un po' di meno questa cosa. Ah, oh, allora. Dunque, devo andare al covo dei pipis degli scoiattostrelli. Mi piacciono questi tipo, questi nomi mischiati. Oh mio Dio, una bulbina in cerca di pane, sicuramente è questa. Ehi, chi sei? Perché ti trovi qui? Perdona l'aggressività, sei Andrea, vero? Io sono Isa. Ho saputo che l'altro giorno un mercante è stato attaccato da uno scoiattostrello e ha perso la sua merce. Così sono venuta qui con l'intenzione di aiutarlo a sbarazzarsi di quel mostro, ma sinceramente non so come fare. Quindi, ti dispiacerebbe darmi una mano? Vuoi che si unisca a te? Escludiamo allora Levi. Magnifico, apprezzo molto il tuo aiuto. Isa fa ora parte del gruppo. Ah, mi sa che non sarà cosa facile. Con la mia balestra posso colpire anche i punti più alti e lontani. Quindi serviva lei per quella volta, per fare quel punto della missione della scorsa volta. Praticamente la missione principale dell'altra volta... Ah, non si va col giroscopio? Non si va col sensore di movimento. Asco, devo premere... Ah, ok. Perché nella scorsa missione, sempre principale, lo ripeto, dovevo puntare in alto. Ad un punto in alto dell'occhio, ci stava in alto l'occhio,
e non me lo faceva, non sapevo come fare, quindi ci voleva lei. Allora ragazzi, siamo pronti, dovrebbe esserci una boss fight, quindi siamo proprio carichi. Ah, ci vuole lei però. Meglio, meglio. Ma quello scartostrello che sta facendo? Sta mangiando. Ok, torno me stesso allora. Schiatta? Ok, era solo lui? A quanto pare sì. Era solo lui. Lo scoiattostrello ha lasciato un sacchetto. Questa è la merce di quel mercante, meno male, ora posso riportargliela. Grazie, è tutto merito tuo. C'è qualcosa che posso fare per ringraziarti? Passa all'oasi. Capisco, stai reclutando abitanti per la tua oasi. Se a te va bene, io sarei disposto anche immediatamente a... No, aspetta! Prima devo restituire la merce al mercante del villaggio Lecona. Visiterò la tua oasi non appena avrò finito con lui. A presto! Quindi lei dà la merce al mercante. Ok. Io devo andare a parlare col mercante ora. Queste iscrizioni sono dappertutto. Secondo me a un certo punto dovrò reclutare un bulbino che sappia leggere queste iscrizioni. Allora, qui ci vuole il caro buon vecchio Levi, che sinceramente andrei anche a prendere subito. E quella magia dell'editing sarà in un battibaleno a rompere la roccia. Siete pronti? 1, 2, 3. Che roba? Ah, ma c'era solo sta roba da portare. Ah, ok, allora niente, andiamocene da qui. Devo prendere il grano lustro da lui, poi andare al mio villaggio, piantarlo e portarlo a quello dei Serca. E che fatica. Vediamo un po', grano lustro, dov'è? Oh, dammene due, va. Non si sa mai. Ha detto di piantarlo su un suolo ricco, quindi penso che possa anche andare bene l'oasi, no? Ah, l'oasi deve essere a livello 12? Allora andiamo a parlare con Esna. Dunque, per piantare il grano lustro devo parlare con Esna e far salire l'oasi di livello. Ok. Ok, si è il vecchio ancora più grande. Beh, tutto più grande praticamente. Molto buono, molto buono. Dai che facciamo in tempo, dai che facciamo in tempo. Dunque, andiamo a nuovo giorno, così... Oh, sì, il grano cresce subito subito. O almeno spero. E dovrebbe anche arrivare la bulbina. Sì, o è lei o è qualcun altro. E la peppa quanto si apre. Cos'è diventata enorme l'osi. Stupendo. Bella la stradina. Isa, manterrò la mia promessa. Sembra un posto affollato, ma devo farmi coraggio ed entrare. Tranquilla, siamo solo in 24 con te. Intanto qua ancora le ricette. Potrei usare la magia del vento, ma è uguale. Ok, ora devo andare a parlare con il Serca. Way. Vabbè, che il caos sarebbe arrivato, lo sapevo. Cioè, me l'aspettavo, era anche più forte a quanto pare. Molto più forte. Ci picchia. Devo allora innanzitutto liberarmi delle piante del caos. Allora, vediamo nelle aree dove si trovano le fiori del caos, così rilevo le piante, non fiori, le piante del caos rilevo. Almeno facciamo prima. Ci vorrebbe una magia più forte. Penso che con l'ultimo quarzo la mia magia salirà di livello. Ehi, senti, non ti ricordi più di me? Sono Isa. Sì, lo so che sei tu. Ah, così, senza troppi giri di parole.
E in mezzo al caos e alla musichetta triste arriva Isa, bottega di pane. Ah, fa lei il pane? Perfetto allora. La prossima bottega che pianterà sarà la tua. Ha 26 abitanti! Non 23, perché ero rimasto a 23? Boh. E qui ci manca, no, ci manca ancora da purificare quest'area. Dov'è che si trova? Ah, sta qua giù. Quanto è grande ora l'oasi. Per questo non mi ci ritrovavo. Ok, andiamo alla strada principale, che anche qui ce ne saranno un bel po', scommetto. Questo era l'ultimo della strada principale, perfetto. Andiamo alla sorgente allora. Ah ok, già grande albero è fatta. Allora nuova area e siamo a posto con la pulizia. Perfetto, oh. Meno male ragazzi, meno male. Allora, l'influsso è sparito, quindi ora io vado un attimo qua alla fontana. Oh, bene, posso concludere qui il video perché abbiamo fatto un bel po' di lavoro per oggi. Quindi nel prossimo andremo dal mercante di Serca a farci dare il sigillo e andremo anche a recuperare l'ultimo quarzo di luce, ok? Quindi per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate questa volta il link di Twitter, non quello di Facebook, perché Facebook non lo uso mai, invece Twitter è sempre aggiornato con i video, quindi è meglio così. Inoltre, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!